E live su Facebook. Vediamo se parte anche su Facebook, così ci siamo tutti. Allora io vi muto un attimo, anzi mutatevi. Bene. Ok, bene, sembra che anche su Facebook sia partito. Benissimo. Allora, buongiorno a tutti e benvenuti a questo webinar qui in occasione del Visionary Day Svizzero, l'evento digitale per le imprese, dove parleremo di notarizzazione dei prodotti in blockchain e certificazione delle filiere produttive, ovvero sia di tutto quello che serve in questo momento affinché la blockchain possa rappresentare un sistema di assoluta certificazione sia di prodotti che di documenti digitali, eccetera. Lo vedremo insieme a tre ospiti assolutamente forti, fortissimi nel settore, che sono Pietro Azzara, che si occupa diciamo, di moltissime cose connesse alla blockchain con Blockchain Italia, ma soprattutto ci racconterà come certificare i documenti in blockchain, con Davide Baldi, anche lui imprenditore svizzero nel campo della blockchain, e che ci spiegherà come invece viene utilizzata la certificazione per i prodotti fisici, soprattutto di lusso. Quindi un'integrazione tra mondo digitale e mondo fisico, quindi anche molto ambiziosa. E poi Paolo Sirigoni, di Swiss Crowd, altra azienda notissima nel panorama anticinese, svizzero, a livello tecnologico, molto, molto forte nel settore immobiliare, e che anche lui ha svariate esperienze di natura blockchain e ci racconterà come anche in questo caso la certificazione è diventata disruptive e ha soprattutto, diciamo, rivoluzionato una serie di pratiche. Tra l'altro poi Paolo Sirigoni lo rivedremo anche nella parte diciamo, dedicata alla finanza domani. Ecco, quindi io saluto tutti i partecipanti, sia quelli qui in tempo reale su Zoom, sia quelli su Facebook, sia quelli che ci vedranno nei prossimi giorni su YouTube e su tutti i canali. Io sono Michele Ficara, sono il direttore del Consorzio Svizzero della Blockchain, come potete vedere alle mie spalle, che è un consorzio commerciale che raggruppa le migliori eccellenze svizzere e internazionali del mondo blockchain e che si pone come elemento, diciamo, di formazione e di diffusione commerciale delle migliori pratiche, ovvero sia aiutiamo le aziende che ancora non hanno iniziato a utilizzare la blockchain a utilizzarla nel modo migliore, comprando le migliori tecnologie al miglior prezzo disponibile sul mercato, evitando fregature, perché purtroppo anche il nostro settore ci sono ancora purtroppo molte aziende furbette che cercano di propinare prodotti e servizi o con prezzi assurdi o non essendo in grado di farlo, quindi procurando danno al mercato, ma soprattutto ai clienti. E quindi ecco che insieme abbiamo creato questo gruppo di quasi ormai 60 aziende, ognuna un'eccellenza nel suo settore, e insieme ci proponiamo sul mercato e aiutiamo altre aziende o altri imprenditori a sviluppare, diciamo, una serie di business. Ieri abbiamo parlato di come aprire una startup a blockchain in Ticino, quindi rimando all'evento di ieri, poi lo troverete linkato per l'intervento dove si spiega appunto i vantaggi dell'apertura di una startup in cantone. Bene, a questo punto io mi taccio, passo la parola a Pietro Azzara, che in questo momento è collegato da Milano, e che ci racconterà, e ci farà anche vedere perché e come si certifica un documento e non solo in blockchain. Pietro, a te la parola. Grazie Michele, buongiorno a tutti, grazie dell'invito. Giusto come dire, dico due parole su chi sono. Diciamo, io sono un imprenditore nel settore dell'information technology dal 2002, ho aziende nel settore del cloud, ma anche del marketing digitale. Poi, insomma, un po' come tutti noi che siamo qua, mi sono appassionato a questo mondo, diciamo, a fine 2017, quindi nemmeno da così tanto tempo, e ho fondato appunto una società che si chiama blockchainitalia.io, che sviluppa soluzioni, prodotti e servizi, diciamo, su questa tecnologia. Fondamentalmente gli ambiti, diciamo, su cui, diciamo, a parte la prima applicazione che si può fare su questa infrastruttura distribuita, su cui poggiano diversi protocolli, sono state le criptovalute, quindi chiaramente Bitcoin, però sfruttando le caratteristiche, quindi delle blockchain pubbliche permissionless, diciamo, i filoni di applicazioni che si possono fare fondamentalmente sono tre. Filoni, diciamo, della notarizzazione, cioè dare appunto prova di esistenza e se firmato con la propria chiave crittografica privata, prova di paternità a un dato, un set di dati, quindi certificare
quel tipo di documento, ed è quello che appunto diciamo approfondiremo oggi durante questo intervento, oppure tokenizzazione, cioè rappresentare digitalmente degli asset fisici o asset diciamo digitali attraverso un token, cioè un gettone che contiene dei metadati che rappresentano più o meno univocamente quel bene, quell'asset digitale, o chiaramente pagamenti, cioè nel senso quello per cui è nato questo protocollo. Noi diciamo come azienda abbiamo sviluppato alcune piattaforme, per dire, sulla certificazione. Una è Dedit.io, e diciamo che è una piattaforma che permette di scrivere su più blockchain. Siamo partiti con Ethereum, ma poi l'abbiamo come dire ampliata anche ad Algorand, perché diciamo pensiamo che sia oggi la blockchain che un po' risolve il cosiddetto problema del trilemma, cioè decentralizzata, scalabile e sicura, ed è molto veloce, cioè pensate che in meno di 3-4 secondi riesce a certificare diciamo un dato in blockchain. Dopo comunque vi farò vedere proprio, come dire, live diciamo una certificazione, un'autorizzazione, così toccheremo anche con mano diciamo quello che per molti è diciamo questo concetto un po' astratto che è la blockchain, che alcuni non, come dire, se non vedendola pensano che sia qualcosa di molto complicato. In realtà, vedendo poi delle applicazioni che si possono fare specialmente in questo settore, diciamo vedremo che è anche molto semplice, alla portata di tutti. Diciamo sono anche, diciamo, mi sono anche appassionato a questo mondo, e assieme ad altri in realtà 100 soci fondatori diciamo ho diciamo fondato Italia for Blockchain, che oggi è la principale associazione in Italia per lo studio, la promozione e la divulgazione della blockchain diciamo in Italia. Comunque no, collaboriamo molto chiaramente anche diciamo con l'estero, tant'è vero insomma anche Michele fa parte della nostra associazione, quindi è rappresentante diciamo per la Svizzera di Italia for Blockchain, e quindi comunque con lo Swiss Blockchain Consortium collaboriamo come dire molto da vicino, quindi su tanti ambiti, perché comunque in questo settore fare ecosistema, fare diciamo sinergia tra vari attori che questo mondo diciamo lo, come dire, lo comprendono e anche lo sviluppano, sicuramente sempre positivo. Io se mi permettete diciamo proverei un attimino come dire a condividere lo schermo, perché pure senza problemi. Ok, perché così magari possiamo vedere in tempo reale diciamo quello di cui parliamo, e poi magari come dire diciamo lo commentiamo man mano che lo vediamo. Io adesso ho condiviso lo schermo, diciamo non so se lo vedete, in questo momento in realtà siamo sul sito di Swiss Blockchain Consortium, dove appunto abbiamo fatto anche, come dire, un accordo, una partnership commerciale, perché appunto la nostra soluzione che comunque no, vi raccontavo, che diciamo è questa, è Dedit.io, la possibilità anche diciamo di fruirla diciamo replicando l'istanza diciamo direttamente in white label o in semi white label, quindi dare la possibilità anche diciamo ad altre diciamo strutture che vogliono usare questa piattaforma per certificare nei confronti dei loro associati o appunto in altri stati, tra cui la Svizzera, l'abbiamo fatto anche in Spagna, lo stiamo facendo in altri stati, diciamo dare la possibilità di usare delle piattaforme già pronte all'uso, che tra l'altro si possono integrare anche con delle API, e dopo vi racconterò alcuni casi, all'interno di alcuni processi aziendali, semplicemente integrando il proprio sistema informativo. Comunque siamo qua sul sito, quindi sia adesso, quindi sul sito del Blockchain Consortium, quindi sono un utente svizzero, un'azienda svizzera o qualcuno che vuole notarizzare diciamo i propri documenti, clicco su questo pulsantino che si chiama certifica. A questo punto vengo diretto quindi sul sito dell'applicazione, diciamo che è questa piattaforma appunto di notarizzazione. Chiaramente diciamo se uno non è loggato la piattaforma può registrarsi, quindi chiaramente crearsi un account, oppure chiaramente se è loggato può fare il login direttamente. Io provo un attimino a fare il login, ecco, a questo punto quindi mi loggo con diciamo un mio account che già era registrato alla piattaforma. A questo punto quindi sono dentro la piattaforma e vi faccio vedere un po' diciamo alcune prime funzionalità, e poi faremo
diciamo, dal vivo, diciamo, una notarizzazione e ne spiegheremo le caratteristiche. Quindi qua c'è questo pulsantino registrazione, per esempio in registrazioni io già ne ho fatte alcune, quindi nel mio account mi trovo, come dire, la lista di tutte le registrazioni fatte fondamentalmente sulla piattaforma, su Algorand o Ethereum. Se vado al dettaglio di una registrazione posso un attimino, come dire, vedere il dettaglio, ma cliccando qua posso vedere proprio il dettaglio, quindi, della transazione. Sulla blockchain normalmente si mette quello che viene definito hash, cioè il dato che si scrive in blockchain non è mai il dato originale, perché scrivere in blockchain comunque costa, ma è sempre quello che viene chiamato hash, che alla fine è una stringa alfanumerica che la possiamo definire come se fosse l'impronta digitale univoca del documento. Cioè rappresenta univocamente quel dato file, diciamo, che può essere comunque un documento Word, un PDF, un video, una foto, quello che vogliamo. Dopo lo vedremo e lo capiremo più nel dettaglio. Cosa ho? Posso mettere comunque una descrizione, diciamo, sicuramente uno degli ambiti di utilizzo, diciamo, è la protezione della proprietà intellettuale, intesa come io posso dimostrare una determinata data che, diciamo, non solo possedevo quel documento, ma se lo firmo anche con la chiave privata, che comunque ne ero anche l'autore, diciamo. Quindi, diciamo, proteggere tutto quel set di documenti, anche aziendale o interaziendale, che rappresentano un po' il know-how, diciamo, i segreti commerciali, cioè anche tutto quel set di documenti che io comunque, no, chiaramente non posso andare a brevettare tutti, ma comunque che mi rappresentano il mio patrimonio aziendale. Ho la cosiddetta data certa, quindi timestamping fondamentalmente, posso vedere in realtà la transazione direttamente sulla blockchain, perché come dicevo, dedito una piattaforma che ti agevola nello scrivere sulla blockchain, ma chiaramente l'hash viene inserito proprio su uno dei blocchi della blockchain. Se io clicco in questo caso che è stata utilizzata la blockchain di Algorand, faccio la precisazione, Algorand è una blockchain, io la chiamo di terza generazione, che implementa il cosiddetto Proof of Stake, progettata appunto da Silvio Micali, noto crittografo e PM Turing per l'informatica, sarebbe il Nobel dell'informatica nel 2011, docente al MIT di Boston. Cioè, se io voglio vedere il dettaglio della transazione, clicco qua e vado direttamente su Algo Explorer, che in questo caso è un esploratore della blockchain di Algorand, dove posso vedere appunto il stamping, potrei vedere su quale blocco è stato inserito, quindi quell'hash della mia registrazione e così via. Tornando alla transazione, cosa posso fare? Un'altra funzionalità, posso scaricare, se faccio scarica certificato, quindi posso scaricare quella che viene chiamata una ricevuta della notarizzazione che ho fatto. Cioè, che fondamentalmente è un PDF dove io appunto ho quell'hash, quindi quell'impronta digitale univoca del documento, quindi quella descrizione che ha fatto, quindi chi ha fatto l'operazione, quindi il nome dell'account, che può essere un privato o anche un'azienda che si è registrato al sistema, il timestamping, e ho anche due QR code, diciamo, uno che mi riporta al dettaglio della transazione sulla blockchain, in questo caso di Algorand, e l'altro il verification code, cioè significa che mi riporta al dettaglio della mia registrazione, cosa posso fare? Questo certificato, volendolo, posso inviare direttamente dalla piattaforma a una o più persone, in modo che se io devo dare prova dell'operazione che ho fatto, semplicemente scrivo qua la mail della persona a cui inviarla e dopodiché lo posso inviare direttamente dalla piattaforma, piuttosto fondamentalmente potrei scaricarmi l'originale del documento che ha generato quella notarizzazione, che chiaramente è quello che devo comunque sempre conservare ad avere con me per poter dimostrare che ho fatto quell'operazione, perché soltanto quel documento produce quell'hash che viene inserito in uno dei blocchi della blockchain. Per giusto comunità abbiamo voluto aggiungere nel sistema anche un servizio che si chiama custodia, cioè io posso decidere di custodire in un cloud interno alla piattaforma criptato l'originale del documento che vado a notarizzare, proprio per il motivo che vi dicevo prima, per poterlo avere sempre in un unico punto in maniera criptata accessibile a me, quindi poterlo scaricare e inviare a terzi in modo da poter dimostrare che non solo sono io appunto l'autore di quel documento, ma anche la prova di paternità. Ovviamente potrei conservarlo direttamente sul mio hard disk, però chiaramente se lo perdessi ovviamente non potrei dimostrare a posteriori quello che è una delle caratteristiche di questo consorzio. Possiamo
diciamo, attivare all'interno della piattaforma anche comunque dei piani, diciamo, e poi c'è la possibilità di supporto. Però, diciamo, io inizierei subito, diciamo, a fare un'operazione dal vivo, così ci rendiamo un attimino conto. Allora, prova ad aprire, non lo so, un documento Word per comodità, vuoto. E qua, non lo so, possiamo chiamarlo, che non so, certificazione, non lo so, competenze, non lo so, Mario Rossi, e qua mettiamo certifico, come dire, le competenze, e poi vabbè, firmato. È giusto una prova, no? Ok, Sì, vogliamo ma che sia tranquillo, facciamo l'attestato. proprio vedere come se lo dovessi fare in tempo reale, ecco, vai Esatto, tranquillo. Ottimo. cioè, chiaramente un esempio, chiaramente per comodità uso un Word, però fondamentalmente no, potremmo utilizzare, si può notare il lesce, si può creare qualsiasi tipo di file. Adesso questo lo vado a salvare, diciamo, quindi direttamente in tempo reale, quindi sul mio desktop, e quindi lo metto, cioè, lo lascio così come nome di affare, certificazione competenze Mario Rossi. A questo punto faccio salva. Come funziona? Io torno quindi sulla piattaforma, basta cliccare quindi qua nel centro, quindi che mi si apre il mio gestione risorse, vado a selezionare quindi il mio documento, quindi a quel punto lo apro e cosa succede? Il programma con l'algoritmo SHA-256 si calcola direttamente quello che appunto viene definito hash, cioè l'impronta digitale univoca del documento, cioè soltanto quel documento mi dà questa impronta digitale che è quella che verrà scritta su un blocco della blockchain. Vi faccio, diciamo, ricordatevi che questo hash inizia con 43A e finisce con 90. 9 e 8, ma basta che ci ricordiamo questo. Se io andassi a prendere il documento di prima, ok, quindi sono qua, faccio un a capo, quindi invio il cursore a capo, quindi il cursore adesso è a capo, quindi faccio di nuovo salva, quindi fondamentalmente agli occhi dei più, diciamo, il documento in realtà non è cambiato, cioè sembra che sia uguale fondamentalmente. Se io invece adesso vado di nuovo sulla piattaforma, ricordatevi che l'hash di prima iniziava con 43A, mi vado a ricaricare quindi lo stesso documento di prima, quindi lo vado a selezionare, faccio apri, come vedete l'hash cambia totalmente, questo inizia con 15B e finisce con A48. Cosa vuol dire? Che una volta che io, come dire, ho calcolato l'hash del documento, che è l'impronta digitale univoca del documento, non solo nel momento in cui registro quell'hash in uno dei blocchi della blockchain, ho la cosiddetta data certa, ma praticamente ne garantisco in un certo senso anche l'integrità del contenuto, perché come abbiamo visto, se cambio soltanto un bit o un byte, cioè un semplice a capo, mi fa cambiare totalmente l'hash. Quindi nel momento in cui io andrò a caricare di nuovo sul sistema un documento notarizzato, se fosse differente da quello originale, appunto mi direbbe che appunto questa registrazione è inesistente. Invece, se è valido, mi direbbe che è valido. Ma adesso procediamo. Io adesso appunto, visto che non è mai stato registrato in uno dei blocchi della blockchain, utilizzando chiaramente lo smart contract, diciamo, dell'applicativo, faccio registra. A questo punto posso mettere, diciamo, qua una descrizione che mi serve chiaramente per identificare anche a posteriori operazioni. Per esempio, posso mettere, so, certificazione competenze, che so, Mario Rossi del, che ne so, 6 ottobre 2020, ovviamente no, è un esempio. A questo punto faccio avanti. Qua potrei scegliere la blockchain dove andare a scrivere, in questo caso Algorand, perché attivo un piano su Algorand, quindi faccio avanti. Ecco, qua posso scegliere, diciamo, se custodire o no dentro la piattaforma, in questo caso dentro Custodia, l'originale di quel documento, proprio come dicevo prima, per dimostrare a posteriori, diciamo, che diciamo, è quello originale che mi produce quell'hash che viene scritto. Quindi se faccio S3 viene costituito, è un cloud di, diciamo, di Amazon Web Service in questo caso, quindi dentro la piattaforma nel servizio Custodia. A questo punto faccio avanti. Chiaramente, diciamo, c'è la possibilità di registrare anche una tantum il documento, però nel senso, quindi potrei pagare con PayPal o carta di credito, oppure appunto attivare uno dei piani che è molto più comodo, in modo che ho un pacchetto di registrazioni già a disposizione. A questo punto faccio registra e chiaramente, diciamo, il tempo fondamentalmente, ecco, che, diciamo,
sistema inserisce in un blocco e qua Algorand è molto veloce, in meno di 4 secondi, oserei dire, è come dire che è veramente scalabile, diciamo anche a livello business, ti scrive, diciamo, quell'hash in un blocco della blockchain. A questo punto, appunto, che quell'hash, quindi con questa descrizione che abbiamo scritto, con questa data certa, quindi se voi vedete qua è la data di questo momento, quindi adesso sono le 2:52:35, quindi quando è stato inserito in quell'hash, da questo smart contract, fondamentalmente, con questa transazione, ecco, giusto per vedere, possiamo vedere proprio la transazione cliccando qua su Algo Explorer, proprio, come dire, sul blocco della blockchain di Algorand. Quindi fondamentalmente possiamo vedere, come dire, quindi il timestamping, quindi su quale blocco, ecco, su Algorand praticamente la notarizzazione può essere considerata direttamente un asset digitale. Infatti qua ho asset D, quindi diciamo è come se fosse considerata una specie di token, perché Algorand nasce attivamente un po' per tokenizzare gli asset. Però, come dire, torniamo alla nostra registrazione. Come abbiamo visto prima, posso scaricare quindi una ricevuta che del documento, diciamo una ricevuta dell'operazione che ho fatto, quindi lo vado ad aprire. A questo punto, quindi c'ho quell'hash, c'ho quella descrizione che ho fatto, il timestamping, quindi due, come dire, i due QR code. Posso fondamentalmente, come dire, inviare, ecco, questa ricevuta anche a terze parti. Non so, qua metto per comodità una mia mail, però, cioè, ovviamente potrei inviarla a Michele, diciamo a Davide o a Paolo, o diciamo in tempo reale, e quindi fondamentalmente, quindi il certificato è stato inviato, adesso lo vediamo, e posso scaricarmi, quindi volendo qua, l'originale del documento. Se faccio download file direttamente da qua, posso scaricarmi l'originale del documento che mi ha generato quella notarizzazione, che in questo caso quindi è il nostro documento di prima. Questa registrazione è stata aggiunta alla lista delle registrazioni che ho fatto. Se io vado adesso in registrazioni, fondamentalmente, quindi clicco qua, ecco, la troviamo qua, certificazione committente Mario Rossi. Quindi se vado al dettaglio, quindi torno fondamentalmente al dettaglio della registrazione, ecco qua, vedete, mi è arrivata proprio la mail che ho inviato prima, verification.io, l'avevo inviato prima. A questo punto, ecco, anche in custodia trovo, diciamo, quel documento che è qua, certificazione competenze Mario Rossi, perché ho cliccato appunto di conservarlo nel cloud interno alla piattaforma. Adesso, se permettete, Michele, vorrei porre l'attenzione su un'altra funzionalità e dopodiché diciamo concentrarvi, diciamo, sui casi d'uso, così ne raccontiamo qualcuno, in modo da dare anche, diciamo, a coloro che ci ascoltano, fondamentalmente, come dire, la cognizione fondamentalmente di quello che, come dire, si può fare concretamente, diciamo, con queste piattaforme, diciamo, fondamentalmente. Ecco, se io vado a riprendere la mia registrazione di prima, adesso fondamentalmente, prima non ve ne ho parlato, però volevo porre l'attenzione su questo che noi abbiamo chiamato multisig, firma multipla. Cosa vuol dire? Io posso abilitare una o più persone, ok, anche più di una, l'abbiamo fatto fino a 6-7, ma cioè comunque in realtà il numero, diciamo, è arbitrario, diciamo a piacere, a fare cosa? A firmare la stessa transazione, cioè questa, che ha generato quel documento notarizzato, ed abilitare una o più persone a, come dire, diciamo, visualizzare l'originale del documento notarizzato. Cosa voglio dire? Io qua, per esempio, inserisco, come dire, un mio account, fondamentalmente, che è Pietro Azzara Azadec. Potrei inserire l'account di Michele, diciamo, vediamo se lo trovo, così, giusto, come dire, che... Guarda, fai facile, michele.ficara@gmail.com. Allora lo prendo direttamente. Così non stai a cercarlo, diventa matto. Okay. Quindi Michele.ficara@gmail.com. Ok,
Allora, sto inserendo in realtà un account Pietro Azzarazzatec, che è l'account di un'altra mia azienda che è già registrato alla piattaforma. Invece quello di Michele in questo momento non è registrato alla piattaforma. Quindi posso invitare uno o più persone, non necessariamente già loggate alla piattaforma, ad abilitarla, a scaricare il documento originale e poi a firmarlo con questa modalità che vedremo. Se io faccio invia, cosa succede? Viene generato un link. Ok, e quindi adesso io nella mia mail, diciamo fondamentalmente di Azatec, centro per comodità, ecco, quindi questa era la ricevuta, quello che ho ricevuto prima, invece questa qua è Verification Dedit Multisig che mi dice che Pietro Azzara, italiafromblockchain.it, che è l'account con cui mi sono registrato, ti ha invitato a firmare, a scaricare, come dire, il documento notarizzato, certificazione competenze Milano Rossi del 6 ottobre 2020, che è quello che abbiamo autorizzato su Dedit. Per apporre la firma, registra da Dedit e accede al sistema per scaricare il documento originale, cliccando sul seguente link. Quindi, se io adesso quindi vado qua, mi sloggo da questo account che era appunto Pietro Azzara, come dire, Italia from Blockchain, e mi loggo con quell'account fondamentalmente che ho abilitato, che in quel caso era pietroazzaraazatec.com, quindi mi loggo con pietroazzaraazatec.com. Allora, scusate. Ok, con questo account, a questo punto quindi, ecco, come sempre la password non me la ricordo, ecco. Ok, quindi mi loggo con questo account. A questo punto, se vado di nuovo appunto dentro la mia mail, ecco, sono un po' incasinato, quindi fate, scusate del caos che ho nella mail. Se calcolo, clicco su questo link, quindi clicco su questo link, cosa succede? Ecco, innanzitutto mi riporta al dettaglio della transazione. Ok, quindi io posso vedere la transazione che ho fatto. A questo punto però, come vedete, mi spunta questo pulsantino firma. Ok, però io prima di firmare cosa faccio? Innanzitutto sono stato abilitato a scaricarmi l'originale del documento che ha generato la transazione. Quindi posso scaricarmi il documento che ha generato quella transazione. A questo punto faccio download the file, quindi chiaramente lo apro, ne prendo visione, quindi verifico che effettivamente è quello il documento che mi stanno chiedendo, diciamo, di firmare la stessa transazione che ha generato, quindi su blockchain. A questo punto ritorno qua, posso cliccare, diciamo, questo pulsantino, quindi fondamentalmente dove c'è, diciamo, una formuletta legale, però è personalizzabile a piacere. Posso mettere un numero di documento di identità, ma l'abbiamo pensato così, ma potrebbe essere customizzato con un altro tipo di documento. A questo punto, se faccio firma, cosa succede? Il sistema si riaggiorna e cosa mi spunta? Fondamentalmente firmato da Pietro Azzara, pietroazzaraazatec.com, che è appunto quell'account che ho abilitato, un numero di carta d'identità, un altro timestamping. Stessa cosa potrebbe fare Michele, appunto, nel momento in cui gli è arrivata quella mail da verificationdedit.io, prima chiaramente di fare questa operazione dovrebbe registrarsi al sistema, attivare l'account e poi potrebbe firmare fondamentalmente quel documento. Vi faccio vedere un esempio di qualcuno che l'ha già fatto, quindi vi faccio vedere anche una transazione fondamentalmente che diciamo già come dire hanno usato, diciamo, questa modalità. Se io mi sono copiato prima il link, quindi se metto qua questo link, per esempio, no? Questa era una scuola superiore di Crotone, l'Istituto Ciliberto Lucivero. Tra l'altro, premessa, è stata la prima scuola in Italia che, utilizzando la nostra piattaforma, ha notarizzato in blockchain il diploma di scuola superiore in Italia. Quindi, diciamo, gli ha dato non solo, diciamo, ha dato data certa e prova di esistenza a quel documento digitale, in modo che, appunto, quando circolasse in rete, tutti potessero verificare in maniera semplice, diciamo, che quello era realmente il documento originale. O se uno riceve quel documento, basta andare sul sito della scuola, lo carica, adesso vedremo come, un drag and drop, e Ecco, gli e dirà che è valido. soprattutto cosa da non trascurare, che se se lo perde, se lo ritrova sulla blockchain. Dico Esatto, bene? cioè nel senso, quell'hash viene scritto, quest'hash viene scritto su uno dei blocchi della blockchain. Cosa hanno fatto loro? Hanno notarizzato un contratto integrativo d'istituto, ok? Quindi che una contrattazione tra le parti, cioè rappresentanti sindacali e della scuola, e addirittura, come potete vedere, questa transazione, ok, l'hanno firmata, come dire, addirittura
sei persone, quindi il master di quella transazione ha abilitato in questo caso sei persone a firmare, diciamo, quel documento notarizzato. Quindi può essere, facciamo un esempio, anche una scrittura privata tra le parti, dove che normalmente che avviene? Io la mia copia, Michele ha la sua copia, magari, come dire, la firmiamo, la scannerizziamo, fra 3 anni Michele mi dice, no amico mio, è la mia copia quella vera, sei tu che la tua copia falsa. Ma se noi quel documento digitale, no, come dire, innanzitutto lo notarizzasse, quindi gli diamo una data certa di quando abbiamo fatto quell'operazione e, come dire, a quel punto gli diamo quella prova anche di integrità del contenuto, perché come abbiamo visto prima, che cambiando un semplice bit cambia totalmente l'esce, quindi se Michele lo volesse modificare o io, chiaramente non saremmo più di fronte al documento che entrambe le parti abbiamo sottoscritto. A quel punto questa qua della firma con questa modalità sarebbe un suggello ulteriore rispetto, come dire, a quel documento dove realmente ci mettiamo chiaramente la faccia, diciamo. Come dico io, non è una firma digitale, dal mio punto di vista dico è molto di più, però chiaramente, come dire, è un passo per condividere tra due o più parti lo stesso documento e riceverne l'approvazione. Possiamo fare un esempio? Ecco, scusami se ti interrompo un attimo, Pietro, sì. Questo è un aspetto che credo sia molto importante sottolineare, soprattutto per chi non ha molta dimestichezza con la blockchain. Quindi tu registri un documento che magari porta già anche le firme dei firmatari, no? Immagino per esempio in un contratto multiplo, eccetera. Però in più tu chiedi di firmarlo anche digitalmente, quindi hai doppia valenza, perché hai una firma autografa apposta sul documento, ma poi c'è una seconda firma che può essere fatta in digitale, dove lì non ci può essere assolutamente nessun tipo di contestazione. Tipo, sul documento mi avete falsificato la firma e quindi adesso faccio causa a tutti, no caro mio, perché tu hai ricevuto una mail, hai risposto alla mail, ti sei registrato, hai fatto il brigato, eccetera, e quindi c'è anche il numero del tuo documento, quindi è un po' più difficile che magari ti abbiamo falsificato, certo, la firma o che tu ci possa ripensare. Credo che questo sia fondamentale per l'utilizzo pratico nella vita quotidiana, perché poi è questo che noi interessa, cioè che poi tutta questa bella blockchain qui serva a migliorare e a velocizzare e a essere utile nella vita quotidiana, soprattutto in caso sia privato ma anche di aziende pubbliche. Ecco. Assolutamente Michele, d'accordissimo, corretta la tua precisazione, le tue osservazioni, è proprio quello, cioè noi riusciamo a garantire, diciamo, che quel documento anche fra N anni, se lo abbiamo messo chiaramente su una blockchain pubblica, permissionless, diciamo scalabile, quindi chiaramente non su qualcosa che domani può morire, ma Algorand sicuramente ha queste caratteristiche come Ethereum, come Bitcoin, cioè giusto per dire, chiaramente Algorand in questo momento, almeno dal nostro punto di vista, è quella su cui abbiamo investito, è molto più scalabile, perché come abbiamo visto in questo momento, come dire, in meno di 10 secondi la transazione è stata approvata, Ethereum probabilmente con costi, devo dire, molto bassi. Ecco, perché oggi, diciamo che oggi 6 ottobre 2020 alle ore 15.05 c'è un grosso problema sulla blockchain che si chiama appunto problema dei gas fee o delle commissioni, nel senso che, a differenza di quanto qualcuno dice che in blockchain è tutto gratis, non è vero. Chi vi dice che la blockchain è tutto gratis, cancellatelo perché è un mentitore, non è un esperto e sta cercando di vendervi una fregatura. In blockchain si paga qualunque tipo di registrazione, però ovviamente adesso i costi di registrazione della blockchain Ethereum sono altissimi, quindi, esatto, quindi ecco, come dire, no? Mentre usando invece un'altra blockchain che oltretutto è anche più veloce perché è meno intasata, con dei costi più bassi come Algorand, ma altrettanto pubblica ed efficiente, si risolve questo problema. Ecco, questo è importante perché come dire, ogni prodotto ha la sua evoluzione, anche la blockchain non è mai statica. Assolutamente, cioè chiaramente stanno nascendo dopo Bitcoin, che è stato quindi il primo protocollo, anche diciamo, come dire, protocolli di seconda generazione, vedi Ethereum che è stata la prima blockchain su cui è possibile programmare, quindi scrivere quei cosiddetti smart contract, cioè significa del codice che una volta messo in blockchain fa esattamente quell'operazione, piuttosto blockchain di terza generazione che piuttosto, diciamo, di validare blocchi, diciamo, inserire le transazioni blocco utilizzando un algoritmo di consenso, è un po' di tecnico, però cioè, secondo me è un'informazione utile, che si chiama proof of work, cioè prova di lavoro, quindi cioè spreco potenza computazionale per risolvere, diciamo così, semplificando, un algoritmo, un indovinello, e chi prima lo risolve si aggiudica una ricompensa, però questo spreco di potenza computazionale ovviamente comporta, diciamo, come dire, diciamo delle fee, e siccome
chi, diciamo, chi partecipa alla validazione di questi blocchi decide, come dire, se far passare le transazioni che hanno delle fee associate più alte. Chiaramente, se io voglio avere una fee bassa, probabilmente mi metto in coda e magari i miners, che sono appunto coloro che validano i blocchi, potrebbero anche decidere di tenermi in coda, se hanno fee sempre più alte, la mia transazione per molto tempo. Cosa differente, ecco, col proof per dirla stake. Semplice, è come se tu passassi da una vecchia auto a benzina e carburatore a un'auto a iniezione diretta per poi finire a un'auto totalmente elettrica. Meno inquinamento, più efficienza e costi più bassi. E anche la blockchain chiaramente si evolve. Esattamente, esatto. Algorand, appunto, che utilizza il meccanismo di consenso chiamato proof of stake, in realtà si chiama pure proof of stake, non mi addentro adesso nella spiegazione, però è come se i validatori, diciamo, prima di inserire quella transazione in uno dei blocchi, mettono in stake, quindi in una caparra, in modo che da essere, diciamo, come dire, costretta a validarlo nel modo corretto, perché se no chiaramente perdono lo stake che hanno dato. Adesso vi voglio far vedere un altro esempio che abbiamo fatto prima. Mi sono copiato una transazione, quindi me la incollo qua, diciamo, sul browser. Ecco, questo qua è stato anche il primo caso in Italia, diciamo, di approvazione di bilancio societario. In questo caso l'abbiamo fatto con la nostra azienda Blockchain Italia, perché chiaramente, come dire, prima le cose preferiamo farle, applicarle su di noi prima, diciamo, di darle all'altro. Quindi noi in data 30 giugno abbiamo, come dire, approvato quindi sia il verbale di bilancio, fondamentalmente notarizzando il documento già firmato dai soci tra le parti, quindi dandogli data certa. Abbiamo notarizzato il video della videoconferenza che abbiamo fatto, in modo da poter dimostrare che in quella data l'abbiamo approvato ed era quello il video in cui l'abbiamo approvato, con le cose che ci siamo dette, quindi anche il video originale. E quindi chiaramente poi, con quella modalità della multifirma, i due soci l'hanno approvato tra le parti. Cioè, giusto, Blockchain Italia, diciamo, abbiamo anche più che raddoppiato il fatturato rispetto al 2018, quindi, diciamo, siamo anche molto contenti di averlo approvato in maniera innovativa. Tra l'altro, per questa, come dire, per questa applicazione particolare, diciamo, un'anteprima che ti do, però, insomma, le Camere di Commercio, un evento che ci hanno fatto, venerdì ci premeranno, diciamo, per questo caso d'uso e per l'applicazione. Però, diciamo, come dire, ti do questa chicca in diretta. Allora, detto questo, fondamentalmente, diciamo, ecco, questo è un altro caso d'uso. Esatto, un altro caso d'uso, per esempio, lo stanno utilizzando molti avvocati con aziende e, diciamo, sindacati. E se già, come dire, lo sta utilizzando un sindacato che molte volte non è propenso all'innovazione, vuol dire che è una piattaforma molto semplice per fare le cosiddette conciliazioni sindacali tra azienda e lavoratore. Cioè, significa, quindi, il verbale di conciliazione viene firmato prima tra le parti, dopodiché viene creata la data certa, viene notarizzato il documento e anche il video della, come dire, dell'assemblea. E quindi, come dire, si può utilizzare, diciamo, su diversi fronti. Vi faccio un ultimo esempio, così anche di verifica. Noi, esempio, come Blockchain, io, come dicevo, anche rappresento Italia for Blockchain, e quindi facciamo, come dire, diciamo, cerchiamo di fare della formazione per fondamentalmente, scusate, ma c'ho sempre, come dire, ecco, c'ho sempre una marea di roba, facciamo della formazione, e quindi nel momento in cui facciamo la formazione rilasciamo quindi un attestato, diciamo, di formazione, quindi che notarizziamo in blockchain, quindi proprio di default, fondamentalmente. Quindi, diciamo, questi percorsi che abbiamo chiamato Blockchain Innovation Manager e Blockchain Technology Specialist, due figure non un po' più manageriali, una più tecnica, che operano e che mancano e mancheranno sempre di più in questo settore. Questo attestato digitale noi, come prassi, lo notarizziamo in blockchain. Quindi, se io adesso, appunto, come dire, vado sulla piattaforma, ma posso essere anche, come dire, qua non sono loggato, quindi la verifica la posso fare indipendentemente o no se sono loggato, ma lo posso fare anche direttamente dal sito. Se io vado qua, vado a prendermi quel documento di prima che vi ho fatto vedere, che si chiamava, che era questo qua, a questo punto, come dire, lo faccio, il sistema cosa mi dice? Verifica, mi dice, ecco, questa registrazione è valida, il registrante è noto, Italia for Blockchain, mi dà i dettagli della registrazione, quindi, diciamo, quando è stato fatto, quindi è la chiave pubblica, diciamo, che è questa, che noi chiaramente esponiamo anche sul nostro sito. Quindi, come dire, se questo signore Andrea, diciamo, venisse in mente di mandare
quel documento, no, a Michele fondamentalmente avrebbe la possibilità di verificare effettivamente se quel documento digitale che riceve effettivamente è quello, come dire, che ha emesso l'associazione. Quindi può valere, come dire, per diciamo, le università, le scuole, ma per tutte anche quelle società che rilasciano anche delle certificazioni a delle aziende, no? O per attestarne l'originalità e farli verificare semplicemente. Quindi c'è in realtà un modo semplice per, come dire, fare creare un documento digitale e diciamo verificarne la validità in rete. Per esempio, no, con una versione personalizzata della nostra piattaforma, forse ve l'ho detto prima, IMQ, che è l'Istituto del Marchio di Qualità, ha notarizzato in blockchain i propri certificati, diciamo, l'ha fatto in realtà su Ethereum, ma adesso sta passando anche ad Algorand i propri certificati, perché ci racconta, per esempio, che nonostante loro li firmano con la firma digitale, però ad esempio che so, alla frontiera del Qatar, magari no, nella verifica quella firma non sempre era riconosciuta, invece in questo modo, e quindi magari li chiamavano con notevole spreco di tempo e di risorse per dare un'informazione, invece in questo modo, avendo il documento già in digitale, basta fare come ho fatto io, un drag and drop, e il sistema ti dice è valido o non è valido. Quindi, cioè, nel senso, è una cosa realmente molto semplice da fare alla portata di tutto. Per esempio, un altro caso d'uso che abbiamo fatto è, come dire, in questo momento si parla tanto di test serologici, si parla tanto fondamentalmente, no, di purtroppo, insomma, il periodo è quello che è, diciamo, è un'informazione ancora riservata, però, insomma, con una regione italiana, diciamo, stiamo facendo un'sperimentazione in cui il medico competente notarizza con la piattaforma, diciamo, su Algorand, diciamo, i risultati dei test serologici che fa i dipendenti dell'azienda, e poi chiaramente, come abbiamo visto, c'è quel QR code che in quella ricevuta, quindi anche in maniera pseudonimica io posso avere una credenziale verificabile che mi attesta o no se ho fatto o no un'operazione. Insomma, Ok, io, come dire, ho fatto, diciamo, direi che hai un po' dato di una esempi. panoramica amplissima. Spero di essere stato chiaro e chiaramente, insomma, siamo qua, Lo sono sei qua stato sicuramente, disponibile infatti. per domande, quindi Ecco, faccio non stop allo scappare. share screen, dopodiché chiaramente sono disponibile a tutte le domande che, Ecco, insomma, i nostri direi che sei telespettatori stato vorranno farci. larghissimo, ottimo, molto molto interessante. E adesso un po' diciamo dalle applicazioni più industriali, più diciamo più istituzionali. Ecco, invece con Davide Baldi vediamo un po' quello che è il mondo, per esempio, degli oggetti certificati in blockchain, soprattutto con particolare riferimento al lusso, che è un po' il settore di adozione di Davide e della sua LuxoChain, che è una startup storica nel panorama, diciamo, digitale svizzero, ma anche europeo. Infatti, accordi con i principali, diciamo, gestori di filiere di prodotto, eccetera. Anzi, questo è anche un aspetto interessante che poi Davide ci racconterà, di come una startup blockchain è riuscita a interagire con un mondo reale dove già c'erano procedure consolidate da decenni e a portare innovazione e sviluppo. Quindi Davide, a te la parola, se hai da condividere, Grazie condividi pure e raccontaci la tua splendida storia. Michele. Sì, grazie, spero si senta bene, datemi conferma, Benissimo, fate un cenno con la benissimo. testa. Okay. Allora, intanto ringrazio Pietro, davvero interessante comunque l'applicazione di Algorand, nel senso che comunque la conoscevo, ho conosciuto Silvio, ma mi piacerebbe poi andare ad approfondire, ad interagire, perché comunque anche noi siamo arrivati a soluzioni simili, ovviamente passando per vie traverse o per vie diverse. Perché appunto il problema comunque della scalabilità, diciamo, della blockchain principe, che è quella di Ethereum, in questo tipo di applicazioni lo vediamo e lo vediamo tutti i giorni, e non è fattibile avere un'applicazione industriale all'interno comunque di quella che poi è la soluzione di Ethereum. È proprio impensabile a livello di costi. Detto questo, cosa dire? Io ho avuto la fortuna, vara abilità di trovarmi comunque catapultato in questo mondo anch'io molto molto presto, nel senso che comunque partivo dal fare tutt'altro nella vita e alcune, diciamo, realtà ancora più storiche di me si sono presentate sin dal 2016 qua in ufficio dicendo ci dovete dare una mano. Io lo dico sempre, sono presentate dal mio socio Gorini, lui non aveva voglia ed è stata la mia fortuna questa cosa perché lui passa a me tutti i clienti da gestire e poi lui poi realizza quello che poi è il lavoro, l'attività e diciamo tra le varie società, ripeto, con cui abbiamo
avuto rapporti, penso ci sono state tutte sicuramente quelle legate al Canton Ticino e anche molte italiane. E io poi ho deciso comunque di entrare in questo mondo, investirci personalmente, ripeto, oltre a LuxoChain, ne parlavamo anche prima, sono anche socio di Conium, che è, penso, l'unica realtà oggi italiana che dà possibilità comunque di investire all'interno comunque di questi asset, che sono comunque legati, secondo me, alle tecnologie del futuro. E ripeto, di tutti i vari progetti che mi è capitato appunto di seguire in questi anni, ce n'è stato uno particolare in cui ho deciso comunque di entrarci, di investirci pesantemente, di prendere anche la carica di amministratore, delegando poi tante altre attività, che è appunto quella di LuxoChain. Nel senso che comunque tra il 2016 e il 2017 penso nel nostro ufficio si saranno presentati 300, ma forse di più, progetti a proporci quelle che erano le loro idee. Di tutti questi, quello che secondo me era appunto più interessante, appunto il discorso fattoci da un nostro carissimo amico imprenditore, prima Pietro citava la IMQ, questo nostro, diciamo, amico, socio, imprenditore, era il titolare dell'Istituto Italiano Sicurezza Giocattoli e dell'Istituto Certificazione Qualità, poi venduti a una multinazionale americana, appunto già molto molto competente, perché era già una multinazionale con 500 dipendenti, eccetera, eccetera, a cui alcuni brand chiedevano di andare a realizzare delle soluzioni lato appunto certificazione beni di lusso. Ci è piaciuta l'idea, ci è piaciuto il progetto, abbiamo deciso, ripeto, di investirci noi soci. Non abbiamo fatto, come hanno fatto invece tanti altri, una raccolta fondi con ICO e mettendo token, eccetera, eccetera, perché comunque secondo noi, andando a lavorare con applicazioni industriali, non era il caso comunque di andarci tra virgolette a sporcare l'immagine verso appunto i brand e via dicendo, emettendo token. LuxoChain quindi che cosa è diventata? Una realtà rivolta al mondo industriale, che ha lo scopo di andare appunto a certificare tutti quelli che sono, a partire appunto dal prodotto fisico, attraverso la combinazione, diciamo, univoca di un tag NFC, in questo caso quindi di un lettore di prossimità inserito all'interno di un bene, e con quello che poi è un certificato unico o non fungible token, per dirla in inglese, quindi un certificato non modificabile, non sostituibile, e appunto nato partendo, parlo un po' così anche per i non addetti ai lavori, sulla blockchain di Ethereum. La nostra prima realizzazione appunto è stata questa, legata proprio ad un discorso di realizzazione appunto di token non fungibili, di certificati univoci sulla blockchain di Ethereum, ma appunto anche noi come Pietro ci siamo poi trovati il problema della scalabilità della rete. Perché? Perché comunque nel momento in cui un brand decide di andare a fare 10, 20, 50, 100.000, ho ricevuto anche, ce l'ho ancora tuttora in pending, una richiesta per 5 milioni di pezzi, capisci che non puoi andare a dirgli guarda, dipende dalle fee di quello che è il mercato e oggi potrebbero anche essere $3, è un casino fare una cosa di questo tipo. Quindi, ripeto, che cosa abbiamo fatto? Magari lo spiego con qualche slide che forse viene meglio. Vediamo se si vede. Vedete? Sì, sì, vai, vai, sta uscendo, perfetto. Mettila pure presente. Che cosa abbiamo deciso di fare? Di fare quindi inizialmente un'applicazione verticale, e ovviamente io, venendo dal settore marketing, ho anche cercato di dargli una storia a questa azienda, che è quella proprio di andare a creare delle impronte digitali, tra virgolette, uniche di quelli che sono i prodotti. Lo scopo qual era? Cercare comunque di dare un aiuto, un supporto a quelli che fossero i brand nel certificare che cosa? Intanto, visto che comunque è un tema importante, l'effettiva garanzia della sostenibilità legata ai prodotti e legata a quella che era la loro filiera. Aiutarli nella reputazione e anche nel garantire appunto l'autenticità di quelli che fossero i pezzi appunto immessi sul mercato. Ovviamente la garanzia, scusatemi, sono al telefono, la garanzia la devono dare comunque i brand, perché poi comunque giustamente noi certifichiamo il dato di origine, che di base comunque ci arriva dal brand, e il nostro scopo che cos'è? Cercare comunque di far sì che questa tecnologia, quindi il fatto comunque di poter ricevere, trasferire, bloccare anche in caso di furto un certificato di autenticità, fosse garantito, sicuro e leggibile, trasferibile da ogni smartphone, nel senso che comunque il mondo va verso
l'utilizzazione sempre più degli smartphone piuttosto che anche di computer e via dicendo, quindi abbiamo voluto anche cercare di fare un qualche cosa che fosse simple to use, semplice da usare anche per persone, ripeto, che sono poi i consumatori classici dei brand del mondo del lusso. L'esempio classico è la signora milanese di 60 anni o 70 anni che sicuramente non ne avvezza con quella che potrebbe essere l'utilizzo, diciamo, almeno per come facciamo noi oggi, di quella che è la blockchain. E i, diciamo, problemi, per dirla così, fondamentalmente sono questi, quindi ridurre comunque quelle che sono le perdite di business dati dal mercato fake, ma anche riuscire a dare comunque delle informazioni legate al real time, sia di sell in che di sell out, soprattutto per quelli che sono i multi merchant, dare, come accennavo prima, un miglioramento nel migliorare la tracciabilità, ma anche e soprattutto, sempre perché ripeto, io sono l'anima marketing della nostra azienda, cercare comunque di fornire poi ai brand finali anche delle possibilità di interazione e di contatto migliori, soprattutto, ripeto, per chi vende attraverso multimarca, di chi, cosa, come, eccetera, eccetera, dove anche è stato comprato un loro prodotto e poter iniziare a dialogare direttamente con loro. Tanto per dire, ho avuto modo in questi anni di conoscere alcune delle società più importanti, aziende che magari fanno anche, guardate, me ne viene in mente una, purtroppo sono pieno di NDA, lato mondo del lusso, poi vi cito altre applicazioni in altri settori che abbiamo sviluppato, però questi fanno 400 milioni di pezzi l'anno, del 60% non sanno chi li compra. Ed è comunque un grandissimo problema da andare a gestire per poter migliorare quella che poi è l'interazione con i clienti. Quindi nel nostro caso, secondo me, l'applicazione, o perlomeno quello che poi è più interessante per il mio cliente, che cos'è? Real time sales, sell in and sell out, ovviamente date in tempo reale, poter andare a monte nella filiera per poter richiedere, appunto, un po' come l'esempio che ha fatto vedere Pietro, di poter, tra virgolette, a garantire o autenticare quelle che sono tutte le documentazioni portate dai fornitori. Ad esempio, noi stiamo facendo delle certificazioni anche su degli allevamenti, diciamo, di pellame pregiato, per dirla, dai, pelle di coccodrillo, tanto per dire, si può dire, tanto no, non cito il nome perché non posso, dove addirittura andiamo proprio a registrare dal quando il broker, diciamo, vende le uova all'allevamento negli Everglades, fino a poi tutte le varie fasi che susseguono, fin tanto che questo non diventa una parte di quell'alligatore, una parte di una borsetta, un'altra da un'altra parte, via dicendo. E poi, ripeto, cosa secondo me che dà una valenza anche reddituale di questo, poter poi andare ad utilizzare, diciamo così, ovviamente sempre in ambito GDPR compliance, tutti quelli che sono i dati raccolti per poter ottimizzare o migliorare il profiling dei consumatori. Lato invece consumatori, che cosa stiamo andando ovviamente a spingere? L'idea del click, check and collect, e quindi il fatto comunque poi di aprire un telefonino, verificare l'autenticità, ovviamente leggendo il tag NFC inserito nel bene, e poi fare una collection, tra virgolette, di tutti quelli che sono i propri prodotti, sia beni di lusso che non. Qua non mi sto a perdere nei vari dettagli, però ovviamente è anche un discorso di, tra virgolette, gamification tra utenti, perché sai, fammi vedere se la tua borsetta è vera, piuttosto che eccetera eccetera. Ovviamente anche qua non mi sto a dilungare, i vantaggi sono comunque tanti, notevoli, eccetera eccetera. Diciamo che rispetto ad altri, in pochi siamo andati, almeno fino ad oggi, a dare questo tipo comunque di integrazione anche con quello che poi è un discorso comunque di inserimento all'interno comunque del bene anche di un tag. Io ripeto, poi prendetemi per pazzo, credo poco nella certificazione attraverso QR code, quindi tutto quello che oggi viene implementato nella filiera del mondo alimentare, nel senso che comunque è facilmente duplicabile, falsificabile, eccetera, eccetera. Ci sono delle soluzioni con onogramma che stanno comunque crescendo bene, a mio avviso, ma ancora non ti danno una buona user experience. La maggior parte, parlo di brand del mondo del lusso, si stanno spostando tutti sul utilizzo, diciamo, per quel che riguarda la loro supply chain, attraverso quello che è l'inserimento di un NFC nel bene. Probabilmente ne abbiamo anche noi addosso, all'interno delle nostre scarpe, eccetera, e non lo sappiamo già neanche. Nei piumini, nelle cose ci sono già, invece lo sappiamo. E devo dire la verità che combinare questo tipo di attività ad un certificato comunque di autenticità rilasciato su una blockchain che sia pubblica o privata, adesso poi andiamo a vedere quali siano le soluzioni migliori,
sicuramente è comunque una buona prova di, diciamo così, garanzia di autenticità. Non siamo i soli, devo dire, noi ci stiamo ritrovando in competizione in quelle che sono diverse gare. Sembra una barzelletta da dire, un inglese, un francese, un italiano, però bene o male siamo noi che ce l'andiamo a gestire. Poi ci sono anche i russi di Verisium, ma quelli contano poco. Però di base, diciamo, le tre società che sto vedendo sempre in gara siamo un po' noi, Ariani, che sono i francesi, e gli inglesi di Everledger. Bene o male, quelli che si stanno un pochettino andando a strutturare su questo tipo di mercato, ripeto, ce ne possono essere davvero, anzi ce ne sono, perché bene o male seguo, davvero tante, ma quelli che più o meno tornano di base siamo noi. Quindi a noi cosa piacerebbe? Per il mercato, diciamo, dalla Svizzera in giù, poter essere noi a diventare il player di riferimento. Non pretendo di vincere le gare a Parigi, però why not poter entrare anche in qualche brand francese, non è una brutta cosa. Detto questo, andando avanti, un attimo che vediamo, ecco qua c'è la compagine sociale, ma ripeto, poi le slide sono a disposizione, questi sono i nostri ragazzi. Una cosa che, anzi, a cui spendo un secondo, bravi, bravi, grazie, perché senza di loro l'azienda non andrebbe da nessuna parte. Una cosa invece interessante, ripeto, che cos'è? Che cosa abbiamo deciso di fare a livello di alleanze? Secondo me questo è un must per quelle che sono le aziende che, soprattutto come noi, partono da un mercato nuovo. I primi clienti li siamo andati ad approcciare da soli e tutti quanti, ma davvero tutti, utilizzavano tutto quello che era il sistema, diciamo, legato alla supply chain di una società che ho scoperto essere praticamente quasi monopolista, che si chiama Temera, per quel che riguarda la parte di tracciabilità, diciamo così, a livello di supply chain dei brand. Cosa fare? Cercare di scalzare un competitor forte e importante con già 60 passa brand a bordo, o puntini puntini capire se ci potessero essere delle possibilità di diventare alleati? Abbiamo alzato al telefono, questo già ormai un anno e mezzo, quasi 2 anni fa, e ci siamo parlati, ci siamo conosciuti, abbiamo cercato di capire quali potessero essere i pro nell'andare a lavorare insieme, perché anche a loro alcuni stavano andando a chiedere: ma andiamo a fare qualcosa in ambito blockchain, eccetera. Da lì è nata la prima, diciamo, base di quella che poi è diventata la Virgo Alliance, per dirla così, che comunque è l'alleanza data dalle prime tre aziende che vedete qua, all'interno della quale poi sono entrati anche Var Group, che gli addetti ai lavori conoscono, perché penso che sia un colosso nella digital transformation, e più grandi di loro in Italia difficilmente ce ne sono. La holding Sesa ha dentro al suo interno anche Computer Gross e via dicendo. E poi, why not, avere comunque incordata una Big Four fa sempre bene, e di quelle abbiamo scelto quella secondo noi più rappresentativa per quel che riguarda la parte del mondo del lusso. Ovviamente tante altre alleanze sono ad esempio con Iconium, di cui parlavo prima, e altre società qua, tra cui appunto la Noku di Roberto Gorini, iBoost, che comunque è la mia personale società di marketing, e via dicendo. Abbiamo anche dei buoni advisor che, devo dire la verità, ci stanno aiutando a conquistare il mercato, però ripeto, secondo me, per andare ad approcciare un settore nuovo, un mercato nuovo, bisogna andare insieme. Per quello, ripeto, prima di questa diretta chiedevo a Pietro di riuscire a ragionare su fare delle cose insieme, perché secondo me è davvero importante crescere insieme ed essere uniti e fare fronte comune. Con Paolo ci vediamo, ci sentiamo, facciamo già delle cose insieme, si possono sempre andare a incrementare. Vabbè, con Michele neanche a dirlo, sento più lui che mia moglie. E questo è lo scopo del consorzio. Bravo, adesso, non esagerare, non esagerare, che se lo sente la mia di moglie, poi magari si preoccupa. Ecco. Quindi comunque l'idea che cos'è? Cercare comunque di andare uniti insieme a portare quella che secondo noi è la migliore certificazione oggi presente sul mercato. Non fosse altro perché, ripeto, non la facciamo da soli, ma comunque andiamo incordata con le competenze e con le esperienze di tutti quanti noi uniti insieme. E Virgo, ripeto, è una realtà, esiste, ha già diversi clienti, non solo, questo è un po' come si vede, tanto per dare una dimostrazione, ma non mi vado a dilungare, la parte della piattaforma, la parte del wallet, la potete scaricare o lo potete scaricare, perché comunque è già presente in iOS e in Play Store. Questi sono certificati, ad esempio, che comunque io ho di alcuni miei beni, che riportano quello che è il codice univoco, la foto, video, tutto quello che serve per quel che riguarda, e ovviamente il codice e le transazioni precedenti di beni o prodotti.
Che cosa è importante secondo me, signori, di questo? E per quello che ripeto, io vorrei andare a creare un polo unico. A noi stanno arrivando richieste diverse da quello che era il nostro mondo iniziale. Mi è capitato di andare anch'io a fare una registrazione, ripeto, anche le nostre azioni sono state comunque tokenizzate come in Svizzera, ma mi è capitato anche di fornire già dei clienti a cui fare questo tipo di servizio. Mi sono capitate diverse richieste, poi per l'oro e diamanti c'è un discorso tutto a parte da andare a fare dove non mi sto a dilungare, ma anche arte, food, automotive, farmaceutico. Annunceremo da qui a breve un importante partnership con uno dei colossi oggi italiani del settore dell'editoria. Vabbè, dai, lo dico, sto facendo le certificazioni. Non lo dico perché sennò mi imbrucio la cosa, però fanno 21 milioni comunque di visitatori in 11 mesi e stiamo comunque andando a rilasciare questa soluzione lato loro certificazioni. Dal 15 saremo live con l'attività. Di base, che cos'è che mi interessa andare a fare? Mi interessa andare a dare la garanzia alle diverse persone che da una parte loro possono essere sicure di quello che comprano, ma dall'altra, ripeto, poter dare ai brand, ai clienti una migliore interazione all'interno comunque di quello che è il loro customer journey, per dirla all'inglese, ma che è la loro relazione con i clienti. Da ultimo cito, e questo ovviamente si può citare, abbiamo fatto durante il Covid una soluzione appunto per la città di Lugano, abbiamo realizzato tutto quello che è il sistema, diciamo, di digitalizzazione del Fidelity Program della città di Lugano. Abbiamo realizzato un'applicazione per andare a rilasciare in modo contactless, che con la blockchain all'inizio ovviamente non c'entrava niente, tutte quelle che erano le prenotazioni per quel che riguarda le strutture pubbliche, quindi con rilascio di QR code e via dicendo, ma abbiamo deciso di appunto creare tutte quelle che sono le tessere del cittadino, ovviamente virtualizzate. Su questo stiamo andando a creare secondo me una cosa unica insieme ad un'istituzione come appunto la città di Lugano, e tutta la parte, ripeto, di Fidelity Program con cashback istituzionale, in questo caso della città, attraverso comunque il sistema del gestione di punti attraverso il rilascio ed emissione di token. Questo secondo me è una bella case history, anche perché, ripeto, ho avuto modo di apprezzare i gestori, diciamo così, di quella che è l'amministrazione di Lugano, e devo dire sono davvero davvero avanti in quello che è la volontà comunque di studiare, applicare nuove tecnologie e cercare di fare comunque la Svizzera è sicuramente un polo di attrazione in questo campo. Detto questo, signori, il nostro scopo è cercare di cambiare il mondo di domani. Oggi qualcosa stiamo facendo. Posso dire felicemente che con quest'anno abbiamo anche messo la società break even, e quindi questo è, anzi, iniziamo comunque a portare del reddito, quindi è buono, perché poi vuol dire che la società, nel momento in cui genera revenue, fatturati e soprattutto anche margini, è sicuramente garanzia comunque di successo, e quindi non è una startup che brucia denaro, ma anzi oggi inizia a diventare comunque una realtà che sta continuando ad acquisire, diciamo, notorietà nel mondo. Nostra press, ritorno con quello che è il nostro motto, che è una nuova tecnologia che risolve un vecchio problema e che porta poi il tutto a diventare una innovazione. Detto questo, sono a disposizione per quelli che sono dubbi, domande, perplessità. Spero di essere stato dentro in 20 minuti, come avevo promesso, basta, siamo qua a disposizione. Ecco. Voglio approfondire la soluzione su Algorand, perché mi interessa andare a ragionare. Noi, ti dico, abbiamo trovato una soluzione su Quorum, usando Quorum, perché comunque è quella scelta del VMH, ma andando a riconciliare su Ether ogni mezzanotte tutti quelli che sono i blocchi, ovviamente, gestiti su quella che poi è una private, gestito ovviamente dai vari partner dell'alleanza, eccetera eccetera, ma riconciliati in pubblico con una singola transazione in giornata, dando ovviamente la possibilità quindi di poter vedere la trasparenza. È una soluzione diversa rispetto a quella di poter fare direttamente in public con Algorand, ed è secondo me una soluzione che comunque ci permette di scalare, ma non siamo talebani, non siamo chiusi, siamo aperti a qualsiasi altra nuova... Ok, magari su questo poi vi fate una bella sessione tecnica di quelle... Ah, super, guarda! Super scannate, perché... Lui. Ecco, diciamo che io preferirei che questo webinar sia proprio invece
proprio come abbiamo fatto fino ad oggi, fino ad ora, veramente pratico e che semplifichi e chiarisca un po' le idee alle persone che ci seguono e che ci seguiranno nelle differite, perché effettivamente oggi c'è troppa complessità davanti alla blockchain e invece servono appunto casi concreti, reali, come quelli che hai fatto vedere adesso, ma anche Pietro, e che ci farà vedere adesso Paolo, dove invece la tecnologia è impercettibile, anche se consistente, e si va a risolvere un problema in maniera diretta e operativa. Quindi a questo punto, Paolo, raccontaci tu, so che hai preparato anche un video, diciamo un po' su cosa vuoi diciamo, porre maggiormente l'attenzione, e poi magari metterai in coda anche una cosa di cui magari abbiamo parlato recentemente, che è anche il discorso del tracciamento di oggetti singoli, o meglio ancora l'identificazione di oggetti singoli, perché questo tema, per esempio legato al mondo dell'arte, ma anche della musica e della moda, sta per portare un nuovo sconvolgimento epocale sia nelle abitudini dei consumatori che anche nella blockchain. Quindi Paolo, a te la parola. Grazie Michele, intanto ringrazio Pietro e Davide. Davide, sì, si sono sentiti più volte per riuscire a portare avanti i progetti blockchain insieme. Rappresento SwissCrowd come azienda, è un'azienda che nasceva 6 anni fa nel crowdfunding immobiliare, quindi diciamo il primo fintech applicato al mondo tecnologico qui in Svizzera, e proprio da questa base abbiamo trasformato l'azienda per portarla in un settore dove il fintech è prevalente, che è il mondo blockchain. La nostra idea è stata questa all'inizio. Per esempio, ci siamo incontrati nel mondo della Svizzera proprio anche perché nascevano questi progetti di ICO e quindi di crowdfunding orientata alla raccolta di capitali. La blockchain come azienda l'abbiamo vissuta un po' sotto tutti i punti di vista. Abbiamo cercato di realizzare qualcosa che diventasse un'azienda che avesse prodotti blockchain based, per cui che fosse orientato ad avere delle applicazioni reali e concrete a seconda di quello che era anche un po' il trend del momento. L'azienda ha seguito 2 principali filoni, uno appunto quella della parte fintech ambito blockchain e la seconda quella della certificazione delle informazioni. Questo più che altro perché il mercato tendeva ad andare a richiedercele, quindi mentre un mercato si stava andando a ridurre, invece la gestione delle informazioni e la certificazione diventava qualcosa di importante. Noi siamo partiti da una logica di più che di documento, di informazione digitale, quindi quando abbiamo iniziato a far vedere le potenzialità della blockchain e quindi come si poteva consolidare, incastonare nella roccia, come dicono gli esperti del settore, un'informazione, abbiamo deciso di trasferire il dato stesso, quindi puntare a dire le aziende gestiscono dati ed effettivamente il dato può essere il valore più importante di un'azienda. Con questa logica abbiamo capito una cosa, abbiamo capito che cercavamo magari in settori che non ci appartenevano, e quindi cercavamo in aree dove ci ponevamo magari il problema delle fee, dei costi, via dicendo. Abbiamo sconvolto un po' il modello noi come piattaforma, abbiamo deciso di fare una cosa, di essere agnostici alla tecnologia blockchain e puntare a dire noi avremo un writer, quello che per noi è il sistema di scrittura che deve integrarsi con i gestionali, con i sistemi delle corporate, con quelli che sono le realtà dei business consolidati, e dopo ci preoccupiamo con quale blockchain andiamo a comunicare. Noi addirittura abbiamo fatto un passaggio contrario, noi siamo partiti su Ethereum perché avevamo lo staff interno che era altamente preparato su Ethereum, quindi abbiamo puntato a trasportare tutto su quella tecnologia lì. Poi in realtà abbiamo fatto un passaggio poco prevedibile rispetto ad altri player di settore, siamo andati su Bitcoin perché Bitcoin non era programmabile, non aveva tutti i vantaggi magari di blockchain molto importanti come potevano essere blockchain nuove che nascevano, però aveva una riconoscibilità, e quindi visto che oggi il mercato è dato anche da una riconoscibilità di prodotto, abbiamo deciso di iniziare a ragionare su una blockchain che fosse diffusa. Perché? Perché gli stati hanno iniziato a parlare, prima ancora di blockchain, hanno iniziato a parlare di Bitcoin. E quindi il nostro passaggio è stato, se i dati devono essere certificati,
bisogna anche parlare la lingua di chi poi farà le leggi o di chi si consorzierà per decidere le strategie. Quindi il nostro writer è nato con quell'obiettivo, dire partiamo dalla tecnologia che ci viene più naturale, Ethereum, poi dopo trasportiamoci sulla tecnologia che è più diffusa, quindi Bitcoin, e ad oggi stiamo integrando altre due blockchain secondarie, col target del discorso delle gas fee, per cui quello che si accennava prima, che è un po' il problema più grosso che tutti stiamo affrontando su Ethereum, è dire ma quanto costa accedere al dato? Accedere è gratuito, mandarlo a scrivere ha un costo che impatta molto al sistema. Poi è un qualcosa che a noi forse ha impattato di meno, perché le principali aziende che ci hanno scelto sono state aziende finanziarie e nel mondo dell'immobiliare. Quindi io dico sempre, probabilmente certificare un oggetto di poco valore, una gas fee che può magari costare 2-3 euro per certificare quell'informazione, ha un impatto molto forte. Certificare un palazzo immobiliare da 4 milioni, dove magari costa 2-3 euro di certificazione, l'impatto è pressoché inesistente. Quindi anche il problema dei costi dell'utilizzo della blockchain dipendono, come al solito, dal soggetto che ne deve beneficiare come livello di certificazione. È chiaro che l'equilibrio è sempre quello, più alta diffusione, ad oggi rischio di costi più alti per la scrittura dei dati. Il rovescio può essere costi più bassi, ma una diffusione meno decentralizzata. Seppur nel caso di Algorand una diffusione che comunque a livello di distribuzione di territorio è ampia, quindi rispetto a un database centralizzato porta a una sicurezza, una affidabilità più alta. Cos'è che abbiamo anche puntato molto per farci conoscere? Anche al ramo formazione e consulenza, perché oggi quando arriviamo in azienda ci è capitato di fare analisi per certificare processi o prodotti, e soprattutto prima di tutto in azienda dovevamo trasportare questo concetto di trasparenza. Trasparenza inteso come dare al consumatore o agli elementi della filiera quelle che sono le informazioni giuste. La certificazione del mondo del food, sono d'accordo con Davide, è ancora troppo complessa, perché oggi si riesce a certificare l'ultima parte della filiera, cioè quella che arriva al consumatore. Le parti intermedie hanno ancora delle logiche che sono poco, chiamiamole digitali, e quindi il dato è difficilmente estraibile ed organizzabile. Quello che ci tenevo a far vedere era anche, se posso condividere lo schermo, delle attività che abbiamo svolto, vai, che sono proprio casi concreti. Questo ecco, facci vedere qualcosa, perfetto, che così è quello che diciamo è più atteso dal nostro pubblico, vedere l'applicazione pratica di tutta una serie di diciamo, tecnologie che poi come sempre devono essere invisibili affinché siano efficaci. Vai pure. Esatto. No, ma infatti non c'è niente come poi vedere le applicazioni reali per capire come riportare questa tecnologia a un qualcosa. Parliamo di fiducia, siamo partiti proprio con un'azienda che si chiama Trusters. È un'azienda che fa crowdfunding immobiliare in Italia, e con questa azienda, quando ho incontrato l'amministratore delegato, la prima definizione è stata proprio comprendere che la trasparenza può essere importante per i loro investitori e per chi approccia al mercato degli investimenti. Quindi ci siamo portati come piattaforma a certificare i dati delle loro informazioni, quindi ogni volta che veniva messo su un portale un evento immobiliare con un tasso di rendita, questo dato veniva passato sulla nostra piattaforma e noi intermediavamo la scrittura per conto del cliente. Cosa succede? Un sito web è facilmente modificabile dal proprietario. Nel momento per cui un'azienda può decidere di manipolare le sue informazioni, ricambiare i tassi di interesse che aveva promesso, oggi questo non succede su questa piattaforma, perché tutto ciò che arriva viene direttamente scritto su blockchain, e quello che viene inserito, diciamo, nel mondo blockchain, in questo caso Ethereum, è quell'informazione che garantisce all'investitore che quel dato lì, anche se verrà cambiato sul sito, è scritto da un'altra parte. Anche in questi casi parliamo di investimenti come ville, appartamenti, quindi il costo delle gas fee a noi ha impattato molto poco a livello di progetto. Un altro caso che è stato un caso di successo, che poi ci ha portato anche su diversi tavoli, anche nazionali, è stato la certificazione, questo è un titolo abbastanza provocatorio perché è un po' la nostra età,
è questa società Astebook che opera nel settore delle aste immobiliari, e tramite blockchain abbiamo dato chiarezza a delle informazioni che spesso erano non trovabili o non reperibili dal mercato. Quindi tutto ciò che passava da un portale digitale online, quindi delle aste giudiziarie, venivano trasferite direttamente su il nostro sistema, quindi questa la piattaforma di Temis che poi si è trasformata in TFID per la certificazione più estesa dei documenti, nasce proprio con questa idea di dire oggi le aste soffrono di un grosso problema che è quello della trasparenza del dato a fine d'asta. Quindi non è un qualcosa che è facilmente reperibile dal mercato, e andare a scrivere da una terza parte permette di poter raccogliere anche informazioni che girano nel mercato da diverso. Come approcciamo questi clienti? Per esempio sul sito di Astebook uno va sulla parte immobili, mobili, luxury, valori, marchi. Parliamo di quasi 380 milioni di beni certificati su blockchain. Questo è un valore che interessa al mercato, perché fa comprendere come questa tecnologia, quando viene applicata a sistemi reali, permette di arrivare a poter validare delle informazioni importanti. Sulla parte del sito troverete l'archivio di tutte le operazioni. Cliccando sull'archivio delle operazioni, vi troverete tutte le operazioni che sono state caricate dall'azienda su blockchain. Qua potete vedere come c'è una aggiudicazione, una procedura, una base d'asta, una data di pubblicazione, un identificativo d'asta, i curatori, tutte informazioni che oggi quando uno approccia un'asta fallimentare deve andare a cercare un documento PDF. Quando l'asta è conclusa, un portale non ha l'onere di mantenere i dati. Quindi i portali, se decidono di rimuoverli, vengono rimossi. E chi vuole accedere a un'asta, per esempio, di un anno fa, deve andare in tribunale a fare richiesta di accessione. Questo è un caso concreto che ha portato a far comprendere come scrivere dei dati e certificarli su un sistema terzo permette di sgravare l'azienda anche da tenersi informazioni di cui ne sarebbe responsabile. Adesso in ultimo, questo è un progetto abbastanza uscito su Sole 24 Ore, un progetto recente, quindi non si può dire in anteprima, ma è questa piattaforma che si chiama Rechain, che, con cui abbiamo diciamo, tramite il cliente Astebook partecipato all'analisi di quelle che sono le situazioni di aste immobiliare, e con l'osservatorio T6, che è un'associazione proprio di settore nazionale sul mondo aste, abbiamo studiato quello che può essere un protocollo e un modo di agire per creare trasparenza su tutto quello che è l'informativa delle aste nazionali. Oggi parliamo di un settore che è enorme, e mai come adesso col mondo Covid, con gli NPL, vi dicendo, questo è un settore che sta aumentando, quindi solo nel NPL, che comunque è strettamente legato alle aste, si parlava di quasi 400 miliardi di patrimoni. Certificare informazioni è importante perché permette di dare tutto quello che sono gli approcci reali di quello che è l'asset all'investitore o a chi anche deve fare delle analisi macroeconomiche, per cui si può basare, un po' come si faceva una volta sulle pubblicazioni sui libri, si diceva la fonte. Oggi la fonte può essere una fonte certificata, una fonte indelebile. Vi faccio vedere un breve video, che è quello con cui parlavamo con Michele. Siamo per il discorso visure, tutto questo mondo, file, certificati, abbiamo portato anche la piattaforma Temis da un intermediario multi-blockchain a un sistema che permettesse di raggiungere questo nuovo mondo digitale. Oggi la vera domanda è quanto si è sicuri che i propri documenti siano documenti unici, e quanto si è sicuri che le aziende, distribuendo documenti, non si trovano quello che è il problema della contraffazione dei documenti. Questo è un dato interessante. Lloyd dichiara che più di 500.000 company sono soggette a frodi ogni anno. Certificare i documenti significa poter trasferire un valore dell'azienda quando questo valore è un qualcosa di forte, perché oggi nel digitale l'azienda viene espressa tramite la propria documentazione, le proprie brochure, e avere sistemi di certificazione delle informazioni e dei documenti diventano sistemi sempre più importanti. Dietro questo, a questa logica, c'è una semplice interfaccia. Oggi il modello nostro è stato di creare delle interfacce che fossero
semplici, perché poi le aziende vogliono integrare la loro grafica nei loro sistemi informativi. Quindi avranno il loro layout, avranno i loro esperti, avranno il modo con cui viene certificato un documento e questo documento deve essere validato. Molto spesso viene validato prima dagli utilizzatori interni e poi viene validato direttamente dagli utilizzatori esterni. Dall'esterno si ha una semplice pagina, una welcome page, dove chi vuole può validare con un drag and drop i documenti dell'azienda accedendo al sito dell'azienda. Un match quando il documento è stato veramente messo dai sistemi informativi dell'azienda, o un KO nel momento in cui il documento non viene messo. Questo vuol dire poter distribuire documenti in giro per il mondo in qualsiasi maniera, cloud, social, instant messaging, tutto quello che ci sta dietro, approcciando però in un modo diverso, non preoccupandosi di dover garantire quelli che sono, sulle fatture, l'IBAN number, perché comunque è un problema riconosciuto la falsa fatturazione. Questo viene validato, viene messo un file PDF, il file PDF può essere ricontrollato direttamente sulla nostra piattaforma di TFD e se quell'IBAN è stato variato, il match viene dato come KO. Tutti i layout, tutte le grafiche. Ecco, qui ti fermo perché c'è un tema caldissimo in questi giorni che ha coinvolto le università svizzere, ma anche molte aziende svizzere, dove sono state mandate delle fatture e questi le hanno pagate convinti che fossero fatture buone. Invece erano assolutamente delle fatture falsissime, con degli IBAN ovviamente falsissimi, o meglio erano funzionanti perché i soldi ovviamente gli sono arrivati, ma poi sono stati presi, sono spariti. E quindi, ecco, come dire, credo che sia importantissimo fare tantissima cultura anche a livello amministrativo delle aziende, che oggi quando tu ricevi un documento di pagamento deve essere un documento, anzi, che addirittura per legge dovrebbe essere certificato tramite una blockchain. Quindi come consorzio auspichiamo che questi servizi di certificazione diventino un obbligo di legge, proprio per evitare che qualche furbetto ne approfitti e, come dire, vada a fare un po' queste operazioni qui, che poi ovviamente ne pagano le spese le imprese, ma di fatto è un'operazione che si potrebbe evitare tranquillamente, semplicemente perdendo neanche mezzo secondo certificando il documento in blockchain e riverificando dall'altra parte. Ecco, una cosa di quelle che secondo me basiche, semplici, ma che possono far risparmiare parecchi milioni di franchi. Esatto, questo è proprio un qualcosa, è nato a questo evento che abbiamo seguito 2 anni fa, abbiamo visto come questo problema della frode sulle fatture è un problema importante, anche perché oggi quando viene pagato, quando il cliente paga su un IBAN sbagliato, in realtà ne è responsabile il cliente, perché l'azienda non riceve il pagamento. E d'altro canto, il cliente ha un disagio significativo, perché dice, ma come, io ho pagato il servizio, eppure mi è arrivata una fattura uguale alla vostra, con un IBAN diverso. Da qui nascono spesso anche delle analisi forensi, per capire se non è stato violato dal sistema interno. Oggi questa piattaforma che abbiamo fatto mira a una cosa che può essere interessante, che l'azienda, se si dota di uno strumento di questo tipo, può proteggersi e dire al suo consumatore, io ti ho detto che abbiamo un sistema di verifica documentale dei pagamenti, delle fatture, se poi tu non l'hai utilizzato io ti ho messo a disposizione tutto. Cioè è un po' invertire l'onere della prova, dire io do strumenti per far sì che chi mi debba pagare verifichi le mie fatture, chiaramente se non vengono fatte verifiche, anche l'azienda può rivalersi un attimo sul fatto che non ha ricevuto il pagamento. È completo, che siamo, non voglio rubarvi troppo tempo, anche perché sono l'ultimo, quindi l'attenzione cala. Dove sono i campi di applicazione? Noi abbiamo cercato di fare una semplice applicazione web che possa essere installata direttamente dai nostri clienti. È chiaro che tutto quello che può essere una certificazione di file, dalle fatture, dai budget, e sui documenti confidenziali. Oggi immaginatevi la gestione delle trust, delle fiduciarie, che si è fatto tutto solo di questa cosa qua, è un mondo che cambia, e secondo me la certificazione su blockchain può permettere delle evoluzioni importanti. Diciamo che queste sono le parti principali, poi per qualsiasi chiarimento, come
come azienda ci piace collaborare. Siamo in un mercato, secondo me, ancora all'inizio, diciamo, come imprese, far collaborazione, andare insieme nelle piattaforme di clienti e trasportare gli use case reali. Noi imprenditori che stiamo presentando questi elementi. Il mercato è interessante, sono approcciate anche società che fatturano diversi miliardi per arrivare a capire come arrivare alla certificazione di informazioni e di tracciabilità. Secondo me, per quello che può arrivare a me, a Davide, a Pietro, a Michele, sono comunque realtà importanti che, facendo gioco di squadra, ci permetterebbe di andare su questi mercati, dove magari come singoli non riusciamo a tirarli o non riusciamo a gestirli in maniera corretta. Bene. Michele, ti ripasso la parola perché credo di aver preso anch'io un bel po' di tempo e poi più diventa lunga la questione, più diventa complicato tutto. Via. No, beh, direi che giustamente l'obiettivo era che ognuno portasse un contributo pratico, fattivo, diciamo, di quello che è il suo campo d'azione, di cosa ha fatto, soprattutto di come l'ha fatto, senza come è stato fatto, senza entrare troppo nel dettaglio tecnico, ma cercando di dare fondamentalmente delle risposte a quelle che possono essere le domande che si pongono le aziende quando dicono ho dei problemi da risolvere e sta benedetta blockchain, che la sento nominare sempre, magari forse anche troppo spesso a sproposito, invece in che maniera ci può essere utile, in che maniera ci può risolvere subito il problema, tra l'altro anche con dei costi giusti. Ecco, questo è lo scopo, lo spirito sia di questo webinar che anche poi di tutte le attività messe in essere dal Consorzio Svizzero Blockchain, dove proprio nella pragmaticità e nella praticità tipica svizzera si dice bene, c'è quel problema, lo risolviamo così, senza tanti fronzoli e senza tante perdite di tempo. Credo che voi, bene o male, ognuno per la sua parte abbia identificato tutta una serie di aspetti fondamentali di varie industrie che vanno, diciamo, in questo momento a essere risolti già subito, già oggi, già immediatamente, con delle soluzioni molto, molto efficienti, molto pratiche e, devo dire, conoscendone i costi, anche assolutamente sostenibili, soprattutto su grossi volumi sia di dati che di prodotti, perché ricordiamoci che poi, per esempio, uno dei canali portanti della Svizzera è proprio la parte logistica, quindi fondamentalmente già una soluzione che migliora, sviluppa e aiuta la parte logistica e conseguentemente la parte documentale è sicuramente molto interessante. Ecco. Quindi io direi che sicuramente siete stati tutti assolutamente ed estremamente esaurienti. Io vi regalerei altri 5-10 minuti a testa. Se avete qualche aspetto che volete particolarmente sottolineare, anche di carattere generale, anche, diciamo, di suggestioni o di proposte che vorreste dare se aveste davanti un cliente ideale, per dirgli: guarda, allora adesso hai visto cosa abbiamo fatto, questa roba esiste, funziona, è concreta, da qui a 6 mesi, da qui a 1 anno invece che cosa potremmo fare per te? Quindi un po' un vostro punto di vista su che cosa ci aspetta, quali sono un po' le nuove tendenze problematiche, cioè nel senso, tra l'altro siamo in momento Covid, quindi anche comunque anche per quest'inverno, volenti o nolenti, ci terremo chi più chi meno questo problema, quindi capire anche in questo mutato contesto, in questo new normal, come quello che voi fate o che proponete o che cosa volete suggerire alle imprese, che sia ovviamente compatibile, consono anche con le vostre attività. Quindi un po' come se fosse, ecco, davanti un bel aperitivo e dice: guarda, adesso sta per succedere questo, ti suggerisco di fare così. Ecco, questo è un po' lo stimolo finale in 5-10 minuti che vorrei che voi possiate, diciamo così, fornire a chi ci ascolta e ci ascolterà, proprio sulla vostra esperienza o anche sulle vostre previsioni. Quindi io riprenderei con l'ordine Pietro, Davide e Paolo, ecco, 5-10 minuti al massimo per buttare lì qualche suggestione o qualche provocazione, perché no? Pietro, sì, a te. Sì, grazie Michele, insomma, anch'io, insomma, condivido, insomma, come dire, la necessità, appunto, di confrontarci anche tra coloro che siamo, ovviamente, da questa parte, che quindi, insomma, questo mondo lo stiamo conoscendo, l'abbiamo approcciato, abbiamo sviluppato soluzioni, perché appunto fare ecosistema sulle diverse soluzioni aiuta sicuramente, diciamo,
a crearne anche di nuove e a fare sinergie oggi in questo mercato che effettivamente è molto ampio, sicuramente aiuta. Ecco, io quello che volevo sottolineare è questo: oggi rispetto forse a qualche anno fa non c'è più il dubbio se arriverà o quando arriverà. La tecnologia è già fruibile, esiste e arriva. Quindi, come dire, tutte le aziende che in questo momento la guardano ancora con diffidenza, diciamo, e quindi diciamo è un problema in realtà di asimmetria informativa, perché molti magari, diciamo, passandogli davanti così di sfuggita, l'associano ancora a quella che è stata, come dire, la prima applicazione, cioè le criptomonete, cioè vorrei dire chiaramente di, come dire, rizzare le orecchie, cioè porgli attenzione, perché chiaramente prima verrà adottata più vantaggi competitivi possono avere rispetto a competitor nello stesso settore, perché chiaramente è una tecnologia che ti permette, dove ha senso applicarlo, perché poi, come dire, ecco un altro mito che bisogna statare: molte volte aggiungo la blockchain davanti a tutto, mi risolve tutti i problemi. No, assolutamente, va applicato al processo, ai processi dove ha senso applicarla, se no è marketing, ma quello è un'altra cosa. E obiettivamente, come dire, specialmente nel campo della tracciabilità, diciamo anche alimentare, molti dei progetti che abbiamo visto, diciamo, un po' di marketing se lo portavano dietro, chiaramente diciamo marketing. Sì, vabbè, diciamo, non voglio, come dire, essere troppo, come dire, macchettone, però nel senso, come dire, il concetto è questo, quello che dico sempre è questo: noi possiamo spiegare la tecnologia, possiamo dire a cosa funziona e possiamo fare degli esempi, ma in realtà il vero valore aggiunto dovrebbero darli gli imprenditori, cioè coloro che, conoscendo bene i loro processi, dovrebbero spiegare loro a noi, una volta che l'hanno capito, dove ha senso applicarle nel loro business e nella loro industria, perché noi possiamo fare degli esempi, perché chiaramente conosciamo la tecnologia e possiamo consigliarli anche giustamente, anche in maniera diagnostica, no? Cioè dire: guarda, probabilmente usiamo questo protocollo piuttosto che quest'altro perché ha più senso. Però in realtà il vero è l'imprenditore che dovrebbe, conoscendo bene i propri processi, attraverso il nostro aiuto, aiutarci a capire dove ha senso e dove viene efficientato. Perché ecco, voglio sfatare un altro mito che molte volte, diciamo, sento dire: la blockchain alla fine non è altro che un database distribuito che ha determinate caratteristiche, che quelle sono della immodificabilità del dato, trasparenza, verificabilità. Ma la blockchain non ci dice la verità. La blockchain da solo non ci dice la verità. Se io metto un dato falso, è falso. Molte volte sento dire: no, perché il mio processo è certificato in blockchain, è vero. No. Cioè, ho sempre bisogno di un'entità trusted che mi certifichi quel dato che metto in blockchain. Non peraltro, diciamo, altro tema che magari non affrontiamo qua è quello del discorso degli oracoli centralizzati o decentralizzati. Cioè significa, io la blockchain non è collegata al mondo esterno, per collegarla quindi ci sono dei software che vengono chiamati oracoli, che prendono dei dati dal mondo esterno, come dire, li mettono nella blockchain. A quel punto si possono attivare quei famosi smart contract che fanno un'operazione. Ma la blockchain da solo è semplicemente un database che ha determinate caratteristiche, distribuito su migliaia di nodi, ma da sola non ci dice la verità. Ecco, come dire, cioè io quello, ecco, che vorrei... Io su questo punto, Pietro, lo prendo, te lo scippo un attimo, perché c'è un tema che spesso viene spiegato male agli imprenditori, che ci terrei a spiegare in questo momento. Tu hai detto giustamente: la blockchain non è solo un database distribuito, ma tutti pensano che sia solo quello. In realtà la blockchain è un sistema operativo che permette di ospitare delle cose importantissime che si chiamano smart contract, e che sono quelli che fanno la vera differenza dell'utilizzo della blockchain, ovvero sia la possibilità di avere dei processi automatizzati e certificati che semplificano e velocizzano tutta una serie di attività. Pensiamo per esempio soltanto a cosa si è creato nel mondo finanziario per quanto blockchain, ma quanto oggi le banche, anche se non lo dicono ancora apertamente, però stanno cominciando a considerare la blockchain centrale su tutti i loro processi di gestione delle operazioni ripetitive e delle operazioni automatizzate. Perché? Perché tu hai due vantaggi in uno: hai un'esecuzione automatica di un processo, e quindi non c'è più l'errore umano di fatto, e hai una certificazione di quel processo, di che cosa deve fare, perché la blockchain può fare solo quello e non può cambiare quella cosa, al limite si spegne. Ecco,
Quindi questo è, secondo me, la cosa fondamentale che la blockchain porta oggi. Non tanto il vecchio concetto delle criptovalute, che per amor di Dio, guai chi ce le tocca perché sono bellissime, ma soprattutto la completa automazione dei processi ripetitivi e la certificazione che questi processi qualcuno non se li va a modificare di notte con la famosa manina e ci tira fuori qualcosa di diverso. Perché, per esempio, a me questo piacerebbe molto in certe applicazioni, diciamo, istituzionali. Non parlo del voto, perché questo è un altro discorso, ma parlo proprio, per esempio, proprio anche dell'applicazione di determinate, non dico leggi intese come leggi amministrative, ma quanto a processi amministrativi, tipo, non so, per esempio, pensando alla Svizzera, io vorrei che lo Zefix, che già è impostato su una base, diciamo, molto simile alla blockchain, perché nello Zefix non si cancella nulla, al limite si sbarra e si aggiunge qualcosa, ecco, potesse essere su blockchain, proprio per poter avere un documento già certificato nel momento che lo stampi, non dover ogni volta che lo stampi, per esempio, andare a farti mettere il timbro dall'ufficio, perdendo tempo, ore e lavoro. Ecco, io questo ritengo che sia il vero primato della blockchain. Davide, tu cosa ne pensi? Eccomi, e tra l'altro mi è arrivato anche l'appuntamento che stavo aspettando, ma fondamentalmente, guarda, strada d'accordo sul discorso che diceva Pietro con quello che dici tu, lo dicevo anche nel mio speech. Uno, tanto marketing, due, se il dato falso all'origine, io che cosa scrivo anche nel mio pitch, garantiti dall'emittente, punto. Ovviamente laddove un emittente si sente di tracciare in blockchain un falso, poi ne risponde, perché comunque è una notarizzazione. E lì rimane. Nel bene e nel male ne risponde. Detto questo, ripeto, secondo me la tecnologia sta facendo passi da gigante. E riusciremo comunque ad unire, e il nostro scopo è questo, ad unire il mondo industriale con quello che è lo sviluppo tecnologico che stiamo cercando di fare. Primo, poi questo utilizzo secondo me diventerà una consuetudine, io sono convinto più poi che prima, nel senso che comunque tutti quanti sono lì che aspettano che parta qualcun altro. Di base il concetto che sto vedendo, la difficoltà vera nell'applicazione di uno sistema di questo tipo è che, sai, prendo le notizie, partita ANSA, con un sistema buono o sbagliato che fosse, allora poi adesso stanno partendo gli altri. Uguale nell'uso, il VMH che annuncia di, allora stanno più o meno... È normale. Secondo me questo succederà... Questa è della natura delle cose. Però vedi che, per esempio, non so, adesso tutti con l'identità digitale, adesso c'è questo obbligo, soprattutto in Italia, l'identità digitale ovunque, però è un buon passo per arrivare al secondo obbligo, che è quello che, secondo me, le aziende dovrebbero dotarsi obbligatoriamente di una blockchain, quindi una buona legge per dare non tanto i canoni delle blockchain, ma quanto la direttiva, perché le blockchain siano uno strumento aziendale di legge, come obbligatoria l'iscrizione alla Camera di Commercio e come obbligatoria la firma digitale per le aziende, lo SPID per i privati. Ecco, questo io lo vedo così, anche perché poi alla fine è solo così che si fa a progresso. Paolo Silvione? Io ti dico, obbligatorio è brutto, perché io in Svizzera, perché sono un liberale di base, quindi obbligatorio per me niente nella vita. Però so, ti dico, però, guarda, liberamente, allora, consigliato. Bravo, liberamente consigliato è meglio, secondo me, perché sai, siamo nella patria della libertà. Io, guarda, ti faccio questo esempio legato alle certificazioni. Io ho visto l'istituto, appunto, del mio socio dell'ingegner Consoni crescere nel momento in cui in Commissione Europea hanno deliberato appunto la necessità di poter tracciare, diciamo così, quelli che erano le componenti degli alimenti, cioè prima che alimenti piuttosto che dei tessuti, eccetera eccetera, prima tra virgolette il marchietto piuttosto che la verifica, sì, anche se non veniva fatta, va bene, arrivederci, grazie. Da lì poi c'è stato un boom pazzesco. Uguale anche nel discorso dell'abbigliamento, partito, se non mi sbaglio, Gucci tra i primi, hanno seguito poi tutti, nel discorso del food partito Ferrero, hanno seguito poi tutti e via dicendo. Quindi io ritengo che il nostro scopo qual è? Fare della sensibilizzazione. Se siamo tutti uniti in una direzione, riusciamo a portare onboarding del mondo industriale dei grandi player, allora poi tutto il resto viene da sé. Poi il mercato è grande e quindi spazio comunque ce n'è per tanti. Ovviamente, attenzione, come dicevamo prima, da una parte agli scammer, quindi ai truffatori, dall'altra, e ripeto, vengo dal marketing, a chi fa solo marketing. La blockchain, ripeto, messa lì così dappertutto, senza avere un'identificazione uno a uno col fisico,
o semplicemente con un QR code che faccio una fotocopia e lo faccio uguale, eccetera, eccetera, non mi dà questo tipo di certezza. Io volevo anche rispondere ad Alberto, nel senso che c'è una domanda da parte di Alberto che ho visto che ha fatto qualche minuto fa, legato al discorso dell'aspetto svizzero. Non so se era rivolta a me o a Paolo, probabilmente a Paolo, però ti dico, noi ad esempio conserviamo tutto quello che abbiamo fatto per la città di Lugano in server svizzeri, e ovviamente le informazioni che transitano sono semplicemente i dati alfanumerici dei wallet che si scambiano i token. Ma ovviamente tutte le informazioni non escono, ed è stata appunto una richiesta della città, da questo tipo di territorio. Ovviamente tutto GDPR compliance, eccetera, eccetera, ma noi almeno l'abbiamo comunque gestita così. Ovvio, costato di più perché potevi metterli banalmente su Amazon, avresti speso di meno, invece abbiamo cercato di trovare questo. Non so se poi tu, Paolo, vuoi... Io sì, aggiungo una cosa su questo aspetto. Beh, intanto rispondo velocemente alla domanda di Michele. Io quello che direi agli imprenditori è comunque di avvicinarsi. Oggi noi siamo partiti con la certificazione di dati real estate e poi si è avvicinato il comparto turistico che ha subito una grossa crisi. Però mi rendo conto che poi sperimentando con gli imprenditori, capendo quali possono essere le cose di interesse, i tempi di lancio sono anche veloci, perché di solito abbiamo tempi con un mese, due mesi, usciamo live col progetto. Questo per dare proprio un qualcosa dove la blockchain non è qualcosa di così complesso come era negli anni 90 per cambiare un gestionale aziendale. Oggi si può fare progetti anche piccoli che vengono rilasciati in un mese e le persone iniziano a sperimentare. Rispondo velocemente alla domanda di Alberto. È una domanda interessante. Allora, un punto che si dimentica quando si parla di blockchain, che quando si parla spesso di permissionless o meno, quello che vogliamo, ma la blockchain è borderless. Cioè, questo è il concetto forse più forte della domanda. Attualmente le informazioni sono distribuite senza confini, perché essendo una rete che si poggia sulla rete internet, il confine non è dato dall'indirizzo IP come abbiamo nella rete internet. Oggi la protezione del dato geografico è un qualcosa che è un layer, è un livello superiore alla tecnologia blockchain. Però una cosa che dico è che questa è una tendenza che misleading, un errore di interpretazione. Il dato, seppur pubblico, non è detto che sia un dato chiaro. Per cui un dato pubblico non è sempre un dato leggibile. A quel punto, con questo concetto, uno potrebbe arrivare a dire, e qua entra diciamo proprio la parte tecnologica della nostra azienda, dire noi mettiamo un dato pubblico che comunque diventa leggibile, quindi leggibile o illeggibile a seconda del posizionamento geografico. Questo è un livello di protezione. Quindi, primo livello, blockchain borderless. In realtà non abbiamo un confine. L'unico modo per identificare un confine è l'utilizzatore tramite l'indirizzo IP della rete sottostante. Il secondo punto è, nel momento in cui il dato pubblico può essere leggibile o non leggibile, e quindi il dato non leggibile può essere, diciamo, ricodificato tramite la criptografia. Quindi questo spero di averti risposto proprio nel modo più chiaro, però sì, ragioniamo sull'approccio della Svizzera perché siamo basati qua, però in realtà con una tecnologia così distribuita dobbiamo veramente ragionare in un mercato più globale. Ecco, sì, fate una domanda interessante, Alberto, grazie, anzi se vuoi approfondire ulteriormente, se vuoi scrivere qualcos'altro, siamo qua. Sì, poi c'è comunque, indipendentemente da questa richiesta, diciamo, geografica, c'è poi il grossissimissimo tema della GDPR, che prevede fondamentalmente due cose: l'accesso al dato, e quello si può fare senza problemi, ma poi se la persona vuole cancellare il dato, lì la blockchain cade, perché non puoi cancellare il dato in blockchain. Quindi diciamo che tu, nel caso tratti dati personali, puoi risolvere il problema di usarli in blockchain non tanto memorizzandoli, quanto usando la blockchain come flusso di trasferimento, abilitando degli appositi smart contract, ecco, che sarà tra l'altro oggetto di un progetto che si chiama datamoney.ch, che prevederà la possibilità di trasferire, addirittura vendere, i propri dati personali abilitando degli stream, dei flussi di traffico, senza però
che diciamo, la piattaforma ne venga a conoscenza o che addirittura li memorizzi. Quindi il rapporto rimane tra l'emittente il dato e l'acquirente il dato, sono entrambi in chiaro e quindi la funzione GDPR si potrà splittare tra i due. La blockchain servirà soltanto per gestire questi flussi di dati misurandone il traffico e misurandone la remunerazione, quindi in maniera estremamente semplice e trasparente, ma l'unico dato registrato sarà la remunerazione, mentre i dati che transiteranno invece transiteranno in un layer superiore alla blockchain, ma abilitato da due smart contract che si parleranno e che diranno: bene, posso mandarti del denaro, dall'altra parte posso mandarti i dati, finché c'è denaro i dati passano, quando il denaro finisce i dati non passano. E questo sarà una rivoluzione impressionante, perché permetterà alle persone di poter avere finalmente il possesso, il controllo dei propri dati e soprattutto di poterli anche vendere al miglior offerente qualora desiderino farlo. Di questo ne parliamo giovedì, sempre qui San Visionary Day alle 2.30, proprio su un tema proprio dedicato a questo aspetto, dove approfondiremo tantissimo in questo caso i dati personali, la vendita, la gestione e come appunto la blockchain, come adesso vi ho appena accennato, può essere disruptive e determinante per creare questo nuovo mercato e soprattutto dare un reddito digitale alle persone. Bene, allora io direi che più o meno l'ora è stata raggiunta. Se volete aggiungere qualcos'altro vi lascio l'ultimo minutino, se no io vi ringrazio veramente. Tanto devo andare a lavorare, Michele. Vai e produce fattura. Ecco, mi raccomando, che il consorzio ha bisogno di te. No, facciamone più spesso comunque di queste cose, perché ripeto, a livello di divulgazione secondo me è sempre importante. E poi cerchiamo sempre più di fare gruppo tra persone che, ripeto, non vogliono fare, passatemi il termine, cazzate in giro, ma comunque cercare di portare quello di serie. Evitiamo che le faccia qualcun altro nell'interesse del mercato, oltre che nell'interesse, diciamo, delle industrie. Bene, bravo. Davide, grazie, buon lavoro. Grazie a tutti e grazie Michele e grazie a tutti gli ascoltatori. Grazie. Io ho già scritto Pietro, adesso poi ci interiamo. Va bene, okay, ciao, ne faremo tante altre di queste, anche perché ormai sei diventato un mago di Zoom, quindi di Zoom ormai. Complimenti, Michele. Sì, ce l'hai voluto. Ciao. Saluti a tutti, ciao. grazie. Ciao a tutti, ciao.